Allora, un punto fermo, due cose al volo. Ci lascia Roberto Giachetti dal tavolo del seminario, naturalmente. Grazie soprattutto per l'intervento. Grazie Roberto Giachetti. Stiamo per concludere, lo dico per gli ascoltatori di Radio Radicale, la prima parte del nostro seminario. Mi pare che fino a questo momento, diciamo, un punto fermo sul quale tutti siamo d'accordo, l'abbiamo raggiunto, quello di ripristinare il rapporto tra eletto ed elettore, tra persona e territorio, tra politica e cittadini e tra parlamentare e il suo collegio, almeno fino qui, insomma, mi pare che tutti gli interventi siano stati abbastanza significativi da questo punto di vista. Ci avviamo a chiudere, quindi, dicevo, questa prima parte del seminario con l'intervento di Enzo Di Nuosso, allora, che è professore ordinario di filosofia della scienza presso l'Università degli Studi del Molise, nonché docente di metodologia delle scienze sociali alla Luis Guido Carli di Roma. Grazie. Allora, io ringrazio dell'invito e ho accettato molto, con molto entusiasmo, l'entusiasmo di Pierpaolo, che è abbastanza contagioso. Dunque, la cosa che volevo dire come premessa è questo: c'è un aspetto che non viene mai sottolineato e l'ho ritrovato nell'intervento di Marconi questa mattina. C'è un legame tra legge elettorale e conoscenza, cioè le regole, diciamo, elettorali dell'elezione della rappresentanza sono degli straordinari strumenti di raccolta della conoscenza che c'è in un paese. Cioè, se io ho una rappresentanza eletta legata ai territori, da questi territori mi arriverà la conoscenza, cioè noi abbiamo delle conoscenze situate nelle circostanze che neanche il governante più illuminato può avere. Potrei entrare nei dettagli tecnici, ma diciamo non è questo il contesto, e quindi attraverso la rappresentanza io quelle conoscenze le ho, io decisore politico. Se noi diciamo interrompiamo questi canali con queste forme di conoscenze situate, circostanziali, legate a condizioni di tempo e di luogo determinate, io indebolisco il volume di conoscenze che ispirano le decisioni politiche. Facendo questo, io indebolisco la capacità di problem solving di un gruppo sociale. Quindi vedete bene, c'è una cosa molto importante su questo, cioè molte dei fallimenti delle decisioni sono legate a questa mancanza di conoscenze, e il sistema elettorale che noi abbiamo avuto in questi anni è stata una delle cause principali. E quindi questo è un punto fondamentale, è una risorsa economica questa, non è, diciamo, solo un'esigenza politica, è una grande risorsa economica quella di avere a disposizione le conoscenze che noi possiamo avere attraverso appunto la legge elettorale. Io ho fatto un convegno appunto su Einaudi, siamo stati a Torino, sono arrivati gli sindaci delle Langhe, c'era la questione del riconoscimento delle Langhe come patrimonio dell'umanità, dice: abbiamo fatto una manifestazione, 11 sindaci, non è venuto un solo deputato. Dice: quando qui si discuteva la più piccola cosa, prima col vecchio regime, erano tutti qui perché gli portavamo le preferenze. Cioè, questo tipo di relazioni politiche ha determinato una mancanza di conoscenze che sono arrivate in Parlamento su questa questione, che poi determina il fallimento di decisioni. Quindi, detto questo, volevo arrivare alla questione più precisa delle riforme elettorali. Se qualcuno, qualche settimana fa, ci avesse detto che noi nel giro di pochi giorni fossimo arrivati a questa situazione di avere la possibilità, per ora una possibilità concreta, ma io ancora non ci credo tanto, che tra qualche mese possiamo avere in questo paese un sistema di questo tipo, che la serie delle elezioni ci consente di avere un vincitore, una sola camera, il titolo quinto, eccetera eccetera, io avrei detto qualche settimana fa: questo è un paese, non è l'Italia. Io ho fatto l'università parecchi anni fa, ci facevano studiare gli atti della commissione Bozzi, il professore di filosofia politica, sembrava la rivoluzione, non si è fatto niente, diciamo. Quindi io vedo questa cosa come assolutamente un dato positivo, perché gli studiosi spesso lo chiamano il paradosso delle riforme, cioè un sistema quando è che ha bisogno di riforme? Quando è incapace di decidere. Quando collassa, ma quando è incapace di decidere, non è capace appunto di prendere la massima decisione di autoriformarsi, cioè di mandare a casa i deputati che non hanno le preferenze e così via. Ora, se arriva questa scossa dal ciclone Renzi, io la vedo come una vitamina, anzi una penicillina fortissimo per il nostro sistema politico.
mettendo insieme tutti i tre aspetti della riforma, è un valore rifondativo. Questa è veramente la Seconda Repubblica. Cioè, noi possiamo andare alla Seconda Repubblica cambiando il sistema politico, cambiando il sistema istituzionale. In questi anni è cambiato il sistema politico per una serie di ragioni giudiziarie, eccetera, eccetera. Non è cambiato il sistema istituzionale. Ora può cambiare il sistema istituzionale. Un aspetto di questa riforma che non è stato discusso, secondo me, è questo. Non si è detto, forse fa comodo non dirlo perché insomma poi l'effetto novità è ancora più grande, ma con questo combinato disposto delle due riforme, no? Diciamo sistema elettorale, monocameralismo, premio di maggioranza, eventuale secondo turno, c'è di fatto un'elezione diretta del Premier. Cioè, questa è una forma diciamo, è vero che era il sistema spagnolo delle tre fish messe sul tavolo da Renzi, ma in questa seconda fish c'è anche un po' della terza, cioè del sistema dei sindaci. Cioè, tu hai una coalizione che si presenta, che indicherà necessariamente un leader, perché se è una coalizione anche piccola col 35%, no? E quel leader sarà colui che la sera stessa è il primo ministro. Cioè, noi andremo, passatemi l'ossimoro, diciamo, un'elezione indiretta dell'elezione diretta, una forma indiretta dell'elezione diretta del primo ministro, del premier. Questo secondo me è un effetto molto positivo, perché toglie, diciamo, dalla contrattazione politica il principale oggetto, diciamo, di transazioni, non sempre. E quindi questo è un effetto della impostazione bipolarizzante che ha questo sistema. Quello che volevo dire, sono d'accordo su questo, due punti deboli. I due punti deboli sono quelli risaputi di questo sistema, già che ti è andata via. Il primo punto debole sono le preferenze. Io sono assolutamente a favore, proprio per quello che dicevo prima. Cioè, le preferenze significa uno strumento di raccolta delle informazioni che stanno su un territorio. È vero che diciamo, la corruzione, tutto quello che volete, ma ci sono preferenze in tutti i sistemi elettorali che noi usiamo. In alcuni casi in modo allucinante come per le europee, in un piccolo collegio in cui se ne eleggono 5, il segretario provinciale di quel partito sa perfettamente che i primi due entreranno e gli altri tre no, lo sa, può avere il dubbio sul terzo, ma sa che gli ultimi due non entrano della sua lista e sa che se mette questi due agli ultimi due posti non entreranno. Quindi è chiaro che è nelle mani dei partiti questa cosa. I collegi piccoli garantirebbero non un aumento eccessivo dei costi della propaganda per quanto riguarda le preferenze, quindi io credo che questa sia una battaglia sacrosanta di difesa di... I cittadini sono mortificati, diciamo, è abbastanza avvilente trovarsi queste liste, è sicuramente meglio di quello che c'è oggi, ma andrà fatto. Non può essere utilizzata l'argomentazione che si devono fare le primarie. Sì, va bene, io sono un sostenitore delle primarie, ho pure votato, per cui diciamo. Però le primarie come vengono fatte? Con le preferenze. Come funziona il sistema delle primarie? Vai lì, trovi una lista di persone alla Camera e tu dici io voto X. Le primarie vengono fatte col sistema delle preferenze. A questo punto tanto vale farle nei collegi, usarle nei collegi le preferenze. Naturalmente se ogni partito al proprio interno si organizza per fare primarie non è che una cosa positiva. Ho qualche dubbio sul fatto di imporle per legge, perché sono cose che secondo me attengano un po' agli interna corporis dei partiti, perché tu le imponi per legge, poi quello ti mette il gazebo, vai a controllare liste, ci devi mandare la guardia di finanza, poi cioè hanno degli effetti perversi e complicati. L'altro punto debole secondo me è appunto la soglia di sbarramento, il 35 mi pare, parlavo con dei colleghi costituzionalisti, mi hanno detto ci mettiamo la mano sul fuoco che la Corte Costituzionale boccerà di nuovo questa cosa, non lo so, sapete com'è, i costituzionalisti dicono sempre tutto il contrario di tutto, ma certamente innalzare la soglia di sbarramento significa aumentare il potere bipolarizzante, perché aumenti l'incidenza del doppio turno, e questo è un punto fondamentale. Volevo chiudere su questa questione, no, la rappresentatività e la governabilità non sono concetti separati, sono concetti legati tra di loro. Cioè, se io rappresento tutti ma questi rappresentanti non riescono a decidere, è la stessa rappresentatività che si svilisce. Se io invece sono più selettivo, è vero, metto soglie di sbarramento, do un premio di maggioranza, quindi sembra in qualche modo riduco il potere di rappresentatività del voto, però se poi questa rappresentanza ha potere di decidere, io mi scelgo il Presidente del Consiglio, questi partiti sono vincolati a un mandato, eccetera, anche
la mia rappresentatività si rinvigorisce con questo potere di governabilità che io do all'elettore. Quindi sono concetti molto legati, non è l'uno taglia l'altro, l'uno a danno dell'altro, si possono rafforzare insieme. Quindi questo mi pare un punto fondamentale. Io pure, come Giacchetti è andato via, abbiamo fatto battaglie dai tempi del Comitato Segni contro le preferenze, a favore del sistema francese, doppio turno, eccetera. Ma le leggi elettorali si approvano con chi ci sta nelle contingenze immediate, per cui sfruttiamo questa contingenza immediata di interessi reciproci per dare una svolta sulla legge elettorale. E appunto l'argomentazione che penalizza i piccoli partiti, ma naturalmente se mettiamo il plurality system o il sistema francese, naturalmente penalizza ancora di più i piccoli partiti, per cui, a meno che non siano concentrati in qualche regione, no, che abbiano dei collegi sicuri, per cui io diciamo il mio giudizio su queste proposte è un giudizio abbastanza positivo. Su questi due punti critici il rischio è che la riforma non arrivi in porto, perché è solo all'inizio. Grazie.